In un momento di vulnerabilità, in un momento in cui ci sentiamo fragili, anche dal punto di vista simbolico, dal punto di vista metaforico, è come se ci sentissimo in ginocchio. Ecco, se ci capita di vivere un momento particolarmente difficile, un momento che richiede tutta la nostra energia, tutto il nostro impegno per venirne fuori, non è raro raffigurarsi come nell'immagine che state vedendo, una testa enorme, ovvero tanti pensieri da mettere insieme, da riorganizzare, che probabilmente indica anche una razionalità dominante, ma del resto il momento in cui questo lavoro viene fuori è un momento che richiede molta attenzione, quindi obbliga quasi la sua autrice ad essere razionale per stare sul momento che vive. Ed ecco che il resto del corpo viene raffigurato in questa postura abbastanza insolita per un lavoro creativo, a parte la sua verticalità che già in sé è un elemento e di un bisogno di controllo per non perdere di vista un po' le cose della propria vita, quello che accade intorno, ma se prendiamo il valore simbolico che rappresenta, è molto facile ricondurre quello che è stato realizzato ad un modo specifico di vivere in un determinato momento che ci vede protagonisti di un atto quasi di implorazione, quasi di preghiera per ottenere la risoluzione di un momento di particolare. Allora, sono partita dalla testa perché la volevo fare appunto volontariamente bella grande perché appunto percepisco proprio il peso della mia testa in questo momento veramente forte. E poi dopo aver fatto la testa sono passata al collo e ovviamente mi sono resa conto che il collo però era troppo piccolo, non sarebbe stato su, quindi volontariamente ho quasi fatto mancare il collo, cioè non quasi, però appunto non c'è. Poi mi sono resa conto che in realtà non è solo la testa che pesa tanto, è anche il mio corpo adesso che sento come peso, perché mi sta creando dei grossi problemi, per cui ho detto bene, devo fare anche il corpo e quindi ho fatto questa scultura così grossa, diciamo, proprio per dare la percezione del peso sia della testa che del corpo. Volevo farla in piedi, poi mi sono resa conto che non ce l'avrei fatta e quindi l'ho fatta così in ginocchio per questo motivo. Questa è stata la prima volta, secondo me anche grazie all'aiuto della benda, che diciamo, ho iniziato a lavorare subito, cioè mi sono lasciata andare, forse partita inizialmente proprio dalla testa perché avevo le idee chiare di come percepisco in questo momento il mio corpo. E quindi sono rimasta sorpresa da questa mia sicurezza, quando in genere sono molto molto insicura. E quindi è stata un'esperienza che mi ha colpito piacevolmente, sono rimasta stupita. Sentiamo gli altri. Da quello che hai detto tu si vede sì il corpo pesante, ma anche una volontà in qualche modo cioè qualcosa che con le braccia in avanti, insomma, proiettano molto. La testa guarda di lato. Quindi cerchi qualcosa, Tentativo di almeno. equilibrio. Attenzione che ci sono tutti questi elementi, anche secondo me ci sono tutti, eh. Poi adesso ci dici un pochino tu, aspettiamo prima che parlino tutti quanti, adesso non Non ti do guardi nulla. davanti, secondo me, guardi di lato, a destra. Mi sembra un po' in allerta. Sembra un tentativo di equilibrio. Da qua non sembrerebbe neanche in ginocchio. No, Sembra infatti. sdraiata e che si solleva tipo un serpente, no? E anzi è una posizione molto controllata e anche molto, Anche come dire, naturale. dignitoso. Sì, però, sì, ecco, presente anche, cioè devi farla, non è che un tentativo di alzarsi. Anche questo secondo me c'è. Quando ho visto io il tuo lavoro, la sensazione che mi ha dato è che fosse in preghiera. Però poi, osservandolo da altri punti di vista, mi è sembrato
in movimento, quindi non tanto in preghiera, ma come se si muovesse in ginocchio. Cioè un atteggiamento di chi è in pellegrinaggio. Ecco, è presente queste situazioni qui nelle quali qualcuno ha detto sta chiedendo qualcosa, si sta muovendo. Io ci aggiungo questo momento della preghiera, per cui è come se, ecco, se dovessi sintetizzarlo con un solo termine, direi è come se stesse facendo una sorta di penitenza, un voto, una preghiera per qualcosa, no? Perché quando si va in pellegrinaggio e si rispetta il rituale di approcciarsi in un certo modo è perché si chiede qualcosa, no? In ginocchio sì, nel senso al di là dell'essere in ginocchio per fare la scultura, ma in ginocchio sì, come se fossi crollata, quello sì. Cioè in questo momento io sono crollata, sono a terra, sì, questo sicuramente. È come se io stessi facendo un tentativo di rialzarmi. Ok, infatti te l'hanno anche detto. Esatto, questo sì. Quindi forse era un po' una giustificazione il fatto di dire l'ho voluta fare perché mi piace rappresentarmi in positivo, no? Perché mi piace fare arte, no? E quindi cioè, mi piace raffigurarmi nel momento in cui sto bene, però in realtà è così che mi vedo, perché è così che vedo il mio corpo. In questo momento sì. Hai scelto di essere questa dimensione di te, poi esatto. In un altro momento puoi sceglierne certo, mille sì. Altre. Sì, sì, sì. Quindi quello che oggi porti di te non esclude le altre. Sì. Però adesso stiamo parlando di quello che noi possiamo vedere, di quello sì. Che possiamo percepire da quello che tu ci stai dando. Sì, sì. Quindi le nostre sensazioni oggi sono, in questo momento, sono sì, quelle sì. Che ti stiamo portando. Sì.